Questo è il primo incontro di questo ciclo di lezioni sulla storia dell'antisemitismo che abbiamo deciso di organizzare quest'anno. E la lezione di quest'oggi sarà tenuta da Elisabetta ed ha per titolo «Dalla tarda antichità l'antigiudaismo di matrice religiosa». E brevemente per introdurre il senso di questo corso. Quando avevamo deciso l'anno scorso di programmare questa iniziativa, pensavamo di fare una cosa un po' fuori dalle righe, nel senso che ci sembrava un argomento un po' astratto, un po' accademico, e quindi quasi in qualche modo una forzatura rispetto alle tematiche che normalmente affrontiamo nelle nostre attività. In realtà negli ultimi mesi abbiamo visto che questo è un argomento di grandissima attualità. L'antisemitismo è ormai un fenomeno che non è più relegato, diciamo, al fondo profondo di questo paese, il fondo limaccioso che è sempre rimasto in qualche modo presente, ma che rimaneva nascosto ai margini, non osava esprimersi, manifestarsi, come invece avviene ormai da qualche mese, con manifestazioni che non sono più quelle tradizionali delle esposizioni di manifesti antisemiti contro gli ebrei, contro la memoria della Shoah e così via, ma mirano ormai anche alle persone, agli individui. Sono di questi giorni episodi di scritte sulle porte delle abitazioni, l'indicazione della presenza di un ebreo nei campanelli di un condominio, l'individuazione delle persone che vengono minacciate personalmente, per non parlare del fenomeno, della manifestazione più eclatante delle minacce a Liliana Segre, costretta alla sua età a muoversi con la scorta di poliziotti perché è appunto minacciata nella sua esistenza, nella sua vita. Lei che ne ha passate, come sappiamo, di noi. Per cui questo tema dell'antisemitismo non è più una cosa che può essere considerata appartenente in qualche modo a una storia minore o comunque a un residuo del passato che prima o poi questo paese smaltirà. No, vediamo che questo è un fenomeno che si sta manifestando e chiaramente chi si esprime, chi si muove, chi si agita e alimenta questo movimento di avversione nei confronti degli ebrei, della storia drammatica degli ebrei, della vita stessa degli ebrei, lo fa pensando ormai di godere di una sorta di immunità o in qualche modo convinto che può alzare l'asticella perché gode di una sorta di impunità e comunque di un consenso che si va creando intorno a queste manifestazioni anche da parte di chi prima di tutto le sminuisce, quindi non ne coglie l'essenza di fondo, li considera fenomeni in qualche modo folcloristici e quindi in qualche misura di nessuna importanza. Ma in realtà quando si sommano i fenomeni di antisemitismo, gli atteggiamenti apertamente razzisti, alle violenze nei confronti degli stranieri, alla xenofobia e all'odio nei confronti degli immigrati, si viene a creare una miscela che può essere una miscela esplosiva, difficilmente controllabile e gestibile. E soprattutto questo preoccupa quando ad essere coinvolti non sono vecchi arnesi del fascismo che abbiamo conosciuto nel passato, ma giovani che dovrebbero essere cresciuti in scuole dove si dovrebbero insegnare i valori fondamentali della Costituzione, compresi quelli appunto dell'antifascismo, del rifiuto dell'odio, del diverso, della tolleranza e così via. Per cui questo tema che abbiamo voluto porre al centro, lo vogliamo coniugare in termini il più possibile completi, nel senso che appunto quello che pensiamo di fare è una storia dell'antisemitismo, quindi non semplicemente riferimenti di carattere generale, generico all'odio nei confronti degli ebrei, ma una storia di come si è venuto costruendo nel tempo, quindi
la storia più antica, più lontana, fino ai giorni nostri, fino ad oggi, diciamo in qualche modo, come si è venuto costruendo e perché si è venuto costruendo questo fenomeno appunto dell'antisemitismo. E abbiamo usato questa parola antisemitismo per indicare questo complesso di questioni che in realtà copre un arco millenario, più che millenario, anche se è un termine recente, nel senso che tutto sommato, come sapete, la parola antisemitismo nasce nel 1879 dalla penna di uno scrittore tedesco, libero pensatore, insomma, che in quell'anno scrive un opuscolo, appunto in questo titolo, e fonda in Germania una lega antisemita. E usa questa espressione per distinguersi dalle espressioni normalmente usate di odio, per esprimere l'odio nei confronti degli ebrei, proprie di una tradizione culturale più legata alla Chiesa, cattolica o protestante, quindi di carattere religioso. Lui la fonda invece con questa parola un concetto in qualche modo nuovo, usa anti invece di odio, per dargli un connotato meno psicologico ed emotivo, usa la parola semiti, ricavandola dagli studi linguistici che all'epoca si andavano facendo per individuare le famiglie, grandi famiglie linguistiche dell'umanità, e quindi le lingue semitiche collocate in un'area medio orientale che andava dall'aramaico all'ebraico all'arabo, e quindi con una connotazione che era razziale, nel senso che a una lingua corrispondeva un modo di pensare, e questo modo di pensare era legato a caratteri razziali ben definiti, e quindi i semiti erano gli ebrei, e quindi gli ebrei non potevano che essere diversi, altri rispetto agli ariani e a chi parlava le lingue romanze, il latino, eccetera. Per cui l'uso di questa parola semita indicava esplicitamente l'ebreo, ma con un connotato che non era legato a una tradizione religiosa, a una differenza religiosa, ma a una differenza di tipo razziale. E l'ismo finale, ismus in tedesco, ismi in italiano, indicava, voleva essere, diciamo così, in qualche modo espressione di una idea compiuta, di un movimento di idee, di una dandogli in qualche modo un connotato anche di tipo accademico, quindi qualcosa che avesse una sua valenza scientifica, così come era l'epoca in cui nasceva il liberalismo, il socialismo, il comunismo, c'era anche l'antisemitismo, e gli antisemiti con questa parola si identificavano in modo molto esplicito, dichiarato, non più nascosto e non più camuffato dietro questioni legate a conflitti di carattere religioso, si dichiaravano esplicitamente contrari alla presenza degli ebrei nella società, in quel caso la società tedesca, e poi vedremo anche altrove. Per cui l'uso di questa parola è entrata ormai nel linguaggio corrente per indicare tutti quei fenomeni che sono riconducibili a un'avversione di carattere ideologico, razziale, politico e così via, nei confronti della minoranza ebraica presente nei vari paesi d'Europa e del mondo. E quindi abbiamo usato questa espressione, appunto sapendo che certamente è un'espressione che non connota in modo preciso tutti gli aspetti che poi l'antisemitismo ha conosciuto nel corso del tempo e che verranno appunto via via, di volta in volta, tesi espliciti e approfonditi nel corso di questi incontri. E abbiamo deciso di fare questo corso sulla storia dell'antisemitismo perché pensiamo che sia necessario affrontare in modo anche esplicito un tema dibattuto anche in queste settimane, in questo anno che è il ventesimo anno dell'istituzione della giornata della memoria, per affrontare il tema del rapporto tra storia e memoria. Dibattito aperto, dibattito non definito, facciamo i conti con ovviamente sensazioni e valutazioni differenti. Fino a qualche anno fa la maggioranza degli italiani riteneva inutile questa data,
le ultime indagini dimostrano che invece comunque c'è una consistente quota di italiani che ritengono comunque giusta questa giornata. Io personalmente penso che vada rivista la modalità con cui normalmente si affronta questa scadenza, ma che comunque il mantenimento di una data che ricorda e che dovrebbe stimolare una riflessione sul passato, guardando soprattutto al presente e al futuro, sia utile, come è stata utile anche in anni difficili, quando era persino quasi proibito festeggiare il 25 aprile, mantenere comunque il 25 aprile come data di riferimento della liberazione di questo paese. Negli anni 50 non si poteva manifestare in piazza per il 25 aprile, si rischiava di finire in galera per turbativa dell'ordine pubblico. Però il mantenere quella data, nelle scuole il Ministero dell'Interno prescriveva che si ricordasse il compleanno di Guglielmo Marconi, che era appunto il 25 aprile, non la data della liberazione del paese. Quindi mantenere questa data del 27 gennaio è, secondo me, importante e fondamentale, ma certamente il dibattito va fatto ripartendo intanto dall'esperienza fin qui compiuta e capendo che cosa di più e di meglio si può fare. In modo particolare, e concludo con quest'ultima osservazione, affrontando il tema dell'insegnamento della storia. Non basta più la questione memorialistica, la testimonianza degli ormai pochissimi testimoni che possono raccontare la loro personale esperienza. Occorre affrontare questo tema dal punto di vista dello studio della storia, quindi la storia che va studiata come si dovrebbe studiare la storia, come in questo caso cerchiamo di fare noi rispetto a questo tema dell'antisemitismo. Quindi è un tema che rinvia alla questione della riorganizzazione dei cicli scolastici, dell'insegnamento della storia ai vari livelli all'interno della scuola. La riflessione che va fatta è su con quali strumenti, con che mezzi, come può essere resa meglio la conoscenza di questa storia, ma comunque in ogni caso, se non si studia, cioè se non si leggono i testi fondamentali, tutto il resto rischia di essere acqua fresca, cioè che passa via come messaggi del tutto superficiali. E quindi tentativo che noi cerchiamo di compiere anche con questo corso è quello di inserire questi elementi di conoscenza fondamentale, degli elementi che devono poi costituire appunto la conoscenza dei fenomeni storici, in questo caso del fenomeno specifico dell'antisemitismo. Detto questo, io do la parola a Elisabetta per questa prima lezione e poi vi do appuntamento per le prossime, che saranno i prossimi venerdì.